Salve amici del canale, mi è stato chiesto più volte se faccio vedere come utilizzare vecchi lenzuoli, stracci, coperte, lenzuoli per fare delle tele naturalmente autocostruite. Ultimamente ho fatto qualche video in cui proprio facevo vedere cosa utilizzavo per fare appunto questi quadretti e visto che ultimamente viste restrizioni causa pandemia più o meno accertata, divieti e cose varie, insomma, c'è un po' di tempo da passare in casa in attesa di momenti migliori. Quindi, cosa c'è di meglio che non dedicarsi alle nostre passioni? E quindi, ecco qui, mi sono tagliato dei listelli di legno, come vedete sono molto grezzi, adesso faccio vedere un po' più da vicino, sono tagliati veramente in maniera grossolana, recuperando delle vecchie assi di cui non ignoro, come dicevano una volta, gli antichi utilizzi e quindi vanno benissimo per le nostre composizioni artistiche. Questo è un po' schiantato, però adesso ci mettiamo un po' di colla. Non ne avevo uno meglio, è migliore di questo qui, per cui utilizzo questo qui, insomma, anche se non è il migliore di tutti, un po', beh, comunque. Allora, non avete bisogno di tanti strumenti, naturalmente, come sempre, vi faccio vedere le cose al minimo, come avrebbe fatto un qualsiasi pittore squattrinato dell'Ottocento. Quelli che poi andate a vedere nei grandi musei in giro per il mondo. Ora, questi sono un paio di listelli già inchiodati e preparati. Questa è una misura, se non mi sbaglio, è 60x35, se non mi sbaglio. E quest'altro è un pochino più grande, no, un pochino più piccolo, scusate, questo è un 30x60. Mettiamo qui, dopo ci mettiamo la tela sopra. Quest'altro invece l'ho già preparato con la tela e tutto, e quindi vabbè, niente. Ok, allora, per cominciare avete bisogno di un po' di colla vinilica, classico Vinavil. Adesso metto un po' di colla qui in modo da farla penetrare in questa schiappatura e così, insomma, qualcosina fa, ecco. Questo è proprio un legnaccio, ma non è per risparmiare, è che proprio non ho trovato il legno adatto. Avevo già fatto dei listelli e a un certo punto ho tagliati, preparati e tutto. E l'ultimo, nemmeno a farla apposta, l'ho tagliata alla rovescia. Non so per quale motivo, forse ero stanco, forse insomma quello che è, non lo so. E l'ho tagliata alla rovescia, per cui gli angoli non tornavano. Siccome avevo finito i listelli, ho dovuto prendere un pezzo di legnaccio qualsiasi, ecco perché sto utilizzando questo legno un po' così di scarto, proprio da bruciare sarebbe, ma noi lo nobilitiamo. Quindi in barba a tutte le convenzioni possibili, noi utilizziamo questo qui. Ecco fatto. Beh, ora prendiamo, facciamo le cose, diciamo, per bene, tra virgolette. Questi sono i nostri listelli, come dicevo, tagliati in maniera grossolana. Io, vedete, l'ho tagliati a 45 gradi, no? Però se voi non avete nemmeno una sega per tagliare angolarmente, quindi basta poco poi alla fine, basta anche un righello, fate una linea e tagliate in maniera appropriata. Se no li tagliate di testa, almeno quello sono capaci tutti, quindi non avete nemmeno di questi problemi. Non rimarranno a vista, per cui potete praticamente veramente utilizzare quello che volete. Ok, allora questo tavolino mio è fatto proprio su questa misura, per cui c'è questo motivo per cui io faccio un 60 per la lunghezza che volete, per un semplice motivo. Adesso poi lo capirete strada facendo, come si dice. Allora,
con la vinilica, la mettete su sul taglio angolato, ne date una bella mano su tutti gli angoli, e quindi lo preparate tutti praticamente, eh? Non c'è bisogno di fare tutte le cose in fretta, quindi se lasciate anche un po' di tempo che la colla penetri un po' anche nel legno, così viene assorbita e funzionerà sicuramente meglio. Ecco. È tutto molto semplice. Io li metto in testa, così come vedete. Allora, per fare un bel lavoro io faccio una cosa abbastanza semplice, e potete fare anche voi. 4 sergenti, ne potete anche, possono anche bastare 2, se non ne avete tanti. Questi morsetti li stringete bene, in modo che non vi creino problemi. Ah, una cosa, la parte che andrà sopra il piano è la parte che userete poi per appoggiarci la tela, per cui utilizzate la superficie migliore. Quindi ecco, questa è una piccola cosa. Se poi sono piallati perfettamente sia da un lato che dall'altro, non avete di questi problemi, però ecco, può essere una cosa da farci attenzione. Ecco, stringete molto bene, controllate che l'angolo sia veramente accostato. Potete prendere per controllare una squadretta, la provate, ma intanto la provate dopo, intanto mettete un paio di chiodi, ok? Questi sono chiodi che utilizzo, questa è la lunghezza, ok? Non so se si vede. Vediamo un attimino se riesco a far vedere meglio. Ok, eccolo qui. Questo è il chiodo che utilizziamo, quindi ne mettiamo un paio. Come vedete ho messo questi 2 morsetti in modo da poter dare 2 martellate senza che si sposti. Mettetelo al pari in modo che non vi dia fastidio eventualmente poi quando monterete la tela, quindi. E siamo pronti per il secondo chiodo. Ecco qua. E questo è un angolo. Ora a questo punto potete anche togliere eventualmente i morsetti se non ne avete altri da utilizzare. E ci dedichiamo ora agli altri angoli. Quindi possiamo passare a questo, ecco, quindi possiamo passare a questo, a quello che vogliamo. Visto che siamo in questa posizione, questo qui non ci interessa, eccolo qui. Stesso discorso, io di morsetti ne ho ancora qualcuno, quindi non sto a levare quelli e ne utilizzo degli altri. Quest'altro, ora lo so che qualche falegname, qualcuno un po' più pratico dirà che sto lavorando come un cane, però insomma quello che conta è il risultato col minimo degli sforzi possibili. Vale. Quindi gli angoli sono accostati, solito chiodino o chiodone. Io a volte uso anche chiodi un pochino più lunghi, a testa quasi a gruppino, mi pare si chiamino, e non a testa piatta, quindi testa un pochino più a spillo. Ecco, vediamo di non rompere il cavo del microfono. Vabbè, questo è andato, ne proviamo un altro.
si dovrebbe essere a posto. Cercate di non incrociare troppo i due chiodi, quindi metteteli un po' spalzati, uno alto, uno basso, oppure un po' di traverso, insomma. L'angolo è venuto bene, ora poi controlliamo. Abbiamo preso anche una squadretta, basta una squadretta di queste da disegno, e controlliamo che sia l'angolo sia buono. Come si vede è praticamente perfetta, non c'è proprio nessun tipo di sfasamento. Prendiamo la nostra squadretta e controlliamo. Perfetto, non ci sono problemi di nessun genere e siamo pronti. Allora, ora facciamo una cosa, leviamo questo, lo lasciamo asciugare tranquillo da qualche parte. Oh, stritto, A questo punto il nostro telaietto, come vedete questa parte qui che combaciava sul piano è venuta bella dritta, quindi la possiamo poi utilizzare tranquillamente. Ora però la mettiamo via perché, come detto, ho incollato un po' anche la parte che era proprio un po' schifosetta. Ora praticamente questi chiodi grossi non ci servono più, ci serviranno dei chiodi a testa larga. Ecco, questi adatti per... ecco, qui si vedranno meglio sicuramente. Ecco, vediamo un po' se si riesce a notare, non lo so, perché ha messo un po' tra quella che è. Comunque sia, questi sono i chiodini che ci serviranno per montare la tela. Ecco fatto. E quindi passiamo alla nostra tela. A questo punto facciamo una cosa molto semplice. Io non utilizzo spillatrici meccaniche, elettriche, pneumatiche, eccetera. Ce l'ho tutte, se no posso fare una collezione. Però come mi piace piantare chiodi, è una cosa che... con una puntatrice più semplice, tutto 5 minuti, però a me piace il chiodo così, mi piace, sono fissato, per cui mi piace la costruzione proprio, perché di tele fatte, comprate, diciamo così, ce n'ho qualche decina, ma più di qualche decina, già fatte, pronte, ma volete mettere la soddisfazione di farsi la tela, è una cosa che non si può... non si può dire. Allora, facciamo così. Allora, non vi manchi poi alla fine pezzettina, come capita spesso, quindi qui ci abbiamo a sufficienza. Ok, allora, primo chiodo dietro, ok, ora io l'ho messo dietro in modo da avere tutta la parte, diciamo così, esterna pulita senza chiodi, però se non vi interessa, perché poi pensate di metterlo in cornice, non avete assolutamente problemi, mettetelo direttamente sopra, fate prima e vi semplificate sicuramente la vita. Ecco fatto, come vedete il primo chiodo l'abbiamo messo. Ora facciamo un'altra cosina semplice, ne mettiamo un altro senza tirarlo troppo, perché tanto poi lo togliamo, ci serve soltanto per tenere ferma la tela un attimo per bagnarla, perché il problema di queste tele, diciamo, autocostruite in questa maniera, naturalmente ci sono altri sistemi un pochino più professionali, però occorre un po' più di tempo, un po' qualche macchina particolare, quindi io sto facendo le cose proprio alla povera, quindi non è il meglio questo, però sicuramente potete stare tranquilli che è un sistema che durerà veramente tanti 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 anni, ma
magari poterne vedere la fine. Ok, allora, questa è acqua, è l'acqua dove ci ho pulito il pennello, quindi è acqua. Bagniamo la tela. È acqua sporca di vernice, quindi non è che sia un problema, insomma. Tanto poi, ecco. Perché bagniamo la tela? Perché bagnando la tela le piume si allungano, quindi quando andremo poi a inchiodarle avremo un tessuto più elastico, lo tenderemo meglio e, cosa più importante, una volta che poi si sarà asciugato questo tessuto, si restringerà e ci troveremo una tela tesa come se fosse proprio una pelle di tamburo, diciamo così. Ed è quello che noi vogliamo, una tela robusta, nello stesso tempo bella tesa, che non ci crei problemi, che non si allenti durante la pittura. E naturalmente potete anche prendere uno spruzzino e dargli una bella bagnata, eh? Adesso mi sto facendo il pennello giusto perché perdo un po' di tempo insieme a voi, quindi faccio anche due chiacchiere, se no potete anche addirittura metterlo già bagnato e insomma, ci sono mille sistemi naturalmente. Adesso questo è il sistema più semplice e modesto che si possa immaginare. Ecco. Ok. Ora mentre vado a rifare, a levare la roba di mezzo, lasciamo che le fibre si allentino tranquillamente, qualche minuto, e ne siamo pronti. Così intanto levo di mezzo questa roba, che tanto dai dai poi casca e fa un macello. Come spesso mi succede. Vale. A questo punto abbiamo bagnato, abbiamo lasciato passare qualche istante che si allentasse un po' il tessuto. E siamo pronti per iniziare. Allora, fate in modo di avere il tessuto senza grinzi, quindi ecco fatto, eh? Vabbè. Visto il chiodino che ho messo prima, l'ho tolto e, se fate caso, è quello qui il buco, quindi abbiamo tesato già un bel pezzetto. Ora ci mettiamo un altro chiodino, facciamo una cosa, leviamo questo pezzo che è di troppo, se non ci dà fastidio questo, poi casomai lo rifiniamo anche dopo in maniera più precisa. Ecco fatto. Vale. Questo ci servirà un po' come straccio per i nostri pennelli. Ok. Quest'altro lato, stessa cosa che abbiamo fatto prima, lo fissiamo, ci mettiamo un chiodino al centro e non c'è bisogno di tisare in maniera esagerata. Ci mettiamo un altro bel chiodino. E anche questo casomai non lo piantiamo fino in fondo. Eventualmente ci serve per una grinza, lo togliamo. Ecco, a questo punto abbiamo la tela, che non è certo tesata al massimo, però è già pronta per essere inquadrata in maniera più solida. Ok, possiamo iniziare da dove ci pare, eh? Dalla parte opposta, dalla parte più lunga. Ecco fatto. L'unica cosa, state attenti a non lasciare grinze che poi vi darebbero fastidio nell'intelaiatura completa, eccetera, quindi lavorate più pulito possibile. Allora. Facciamoci un po' di posto, ecco fatto, allora, via. A questo punto siamo nelle condizioni migliori per fare il nostro bellissimo lavoro.
Chiodino. Ci sono delle pinze apposta con una presa abbastanza larga, comoda eventualmente per tirare la tela. Non la tiro fuori adesso per farvela vedere perché no, non so dove, dov'è. Sono tempi memorabili che non la utilizzo. Però ecco, volendo ci sono anche degli attrezzi un pochino più adatti a fare questa cosa, però ecco, siccome non è che c'è da attizzare in maniera esagerata, se no si strappa il tessuto. Questo, ricordatevi, serve un lenzuolo, la tela che si usa per quella data, quella che viene usata per le tele, diciamo così, commerciali, è sicuramente molto più spessa, siamo intorno ai 300 grammi, 350 e anche a salire, quindi questa è molto molto più fine, quindi ecco, andateci piano a tirare, lo so che siete forti, ma ecco, non fate come quello della barzelletta del treno, vi ricordate il freno sul treno? Sono stato io e con una mano sola. Vabbè, barzelletta vecchia che ho già anche raccontato. Non resta che chiudere gli angoli. Naturalmente chi è pratico di tessuti saprà già meglio di me come fare, quindi è un qualcosa che tesate un altro pochino il tessuto, lo tenete fermo, questa parte in eccesso la piegate, vedete, e avete modo di farla o, se vi piace, inclinata più o meno 45 gradi, o se no la potete addirittura mettere al pari, quindi proprio perpendicolare alla stecca, così. Ah, e mi viene dove andare a finire. Vediamo se riesco a far vedere meglio. Eccola qui. Viene questo angolo così. E anche qui stesso discorso di sempre. Un chiodino. Ecco. Un chiodino messo come si conviene. E il lavoro è pronto. Ecco qua. Poi tutti questi eccessi di tessuto li andiamo a togliere. A questo punto non ci resta che fare anche quest'altro angolo, già che ci siamo. Lo facciamo al pari come quello di prima. Quindi lo prendiamo, lo tesiamo un pochino. Cerchiamo di levargli tutte le grinze possibili. E ci siamo. Ecco fatto. Anche qui poi l'eccesso di tela lo togliamo. Chiodino. Ecco fatto. Eccolo qui. Il nostro angolo. Questo pezzo naturalmente lo togliamo. E ci siamo. Acrilico, questo è un super lavabile, super lavabile, un acrilico. Anche questo tutorial è terminato. Spero di essere stato abbastanza chiaro nel far capire come con poco si può realizzare un telaio tutto sommato buono, utile e robusto, quindi si può utilizzare sia per olio, acrilico, tempera e soluzioni varie, miste, eccetera. Mi hanno fatto notare in questo periodo che ho fatto quasi 400 video, quindi un
un traguardo che mai mi sarei immaginato di raggiungere quando ho iniziato questa avventura su YouTube. Per cui ringrazio tutti coloro che nel tempo mi hanno seguito, mi hanno fatto domande, mi hanno stimolato a fare qualche cosa di più. Per cui grazie a tutti voi, anzi a chi mi ha scoperto da poco e ancora non si è iscritto, lo esorto, lo invito caldamente a iscriversi al mio canale. E se trovate utile le proposte, i continui stimoli, le risposte, insomma la mia presenza sul canale, vi invito a contribuire come potete, sarà cosa molto gradita naturalmente. Beh, ma la cosa più importante, come sempre, è divertitevi a fare qualcosa, fate qualche cosa di bello, di importante e soprattutto sempre in gamba. Ciao!